Malore Fabrizio Frizzi, il messaggio di Rita Dalla Chiesa. Rita Dalla Chiesa, le sue parole dopo il malore di Fabrizio Frizzi. La notizia è giunta ieri come un fulmine a ciel sereno. Lunedì pomeriggio, mentre stava registrando una puntata dell'Eredità, Fabrizio Frizzi è stato colto da un malore. Subito soccorso dal medico di turno, Frizzi è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dove è stato sottoposto a un TAC e a una risonanza magnetica. Il conduttore dell'Eredità è stato colpito da ischemia. La notizia ha fatto il giro del web, tanti messaggi di affetto da parte della gente comune che considera Fabrizio Frizzi uno di famiglia e da parte dei suoi colleghi, Milly Carlucci, Fiorello, Elisa Isoardi, Antonella Clerici, solo per citarne alcuni. Stamattina il Corriere della Sera riporta le parole di Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Frizzi. Fabrizio e la sua nuova famiglia, Carlotta e Stella, fanno parte della mia famiglia. Non ho potuto ancora vederlo, ma sono costantemente aggiornata sulle sue condizioni. È un uomo forte e ottimista. Quindi occorre essere ottimisti, la vita stessa di Fabrizio insegna solo sorrisi. Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa si sono separati nel 1998 dopo 15 anni di amore, si erano sposati nel 1992. Fabrizio Frizzi dopo il malore, Rita Dalla Chiesa, occorre essere ottimisti. Rita Dalla Chiesa, dopo la separazione, è rimasta in ottimi rapporti con Fabrizio Frizzi, tant'è che i due hanno anche presentato insieme un programma su Rai 1 nel 2015, La posta del cuore. Fabrizio Frizzi da anni è legato a Carlotta Mantovan, sposata nel 2014. La loro unione è stata allietata nel 2013 dalla nascita della piccola Stella. Dopo il malore Fabrizio Frizzi è stato spostato nel reparto di terapia stroke e unità intensiva, specifico per le malattie cerebrovascolari, come riporta il Corriere della Sera. La famiglia ha chiesto la massima privacy agli organi di stampa e alla direzione sanitaria. Solo Barbara D'Urso ha organizzato un collegamento in diretta con il Policlinico. L'Eredità ieri sera non è andata in onda, è stata sostituita da una puntata di Don Matteo. Nonostante ci fossero delle puntate già registrate del quiz di Rai 1, per rispetto a Frizzi si è deciso di non mandarle in onda fin quando non si rimetterà. La serata speciale dell'Eredità dedicata all'AIR, in onda il 1 novembre, sarà condotta solo da Carlo Conti. Il malore di Fabrizio Frizzi all'Eredità ha colpito tutti. Frizzi è un personaggio molto amato perché è sempre sorridente, garbato ed elegante, e tutti si augurano che si rimetta presto e torni a far compagnia ai telespettatori di Rai 1 con l'Eredità. We'll be right back.